apparsa, diciamo così, una anche incrinatura all'interno della comunità del Garda, perché ci sembra di aver capito che almeno un comune o due abbiano fatto alcune osservazioni in merito a come è stata gestita tutta la questione e sulla mancanza di risposte verso i comuni interessati nella Valle del Chiese. E questo è un buon segno rispetto alla monoliticità di alcune decisioni prese anche nel recente passato. Sembra emergere che l'unica preoccupazione, sia il fatto di non dover ritardare con i lavori, con l'approvazione dei progetti per non perdere i famosi 100 milioni di finanziamento dello Stato, 100 milioni che sono comunque tasse derivate dalle tasse dei cittadini, quindi comunque anche nostri. Questo la dice lunga su quella che è l'attenzione all'ambiente, ai costi di gestione e a tutte le problematiche legate a quest'opera. Basta che non si perdano i 100 milioni, ma andiamo avanti. Noi contestiamo fermamente questa posizione perché non bisogna perdere i 100 milioni, su questo siamo d'accordo. Ma una scelta non vale l'altra, bisogna fare la scelta migliore per la difesa del lago di Garda e noi siamo convinti che quello che viene proposto non sia nemmeno lontanamente ipotizzabile come la decisione migliore per il lago di Garda. Questa è un'opera che è stata depositata senza, questo progetto di fattibilità tecnico-economica è stato depositato senza un fattivo confronto con i territori che sono stati coinvolti soltanto per parlare delle eventuali compensazioni. Fa un po' ridere che adesso che c'è un progetto depositato ci si voglia aprire al confronto. È ovvio che sarebbe un confronto soltanto su quel progetto, cosa che noi respingiamo con tutta la decisione, con tutta la fermezza di cui siamo disposti a portare avanti. Quello è un progetto che secondo noi non va bene, ce ne possono essere di diversi e c'è il tempo sufficiente per poterli studiare e approfondire. Questo studio è stato portato avanti dal professor Bertanza praticamente in 6 mesi. Ci chiediamo cosa comporti prendere altri 6 mesi per valutare un'alternativa decisamente migliore a questa che è stata proposta. Invece ci si dice che non c'è tempo, questa è la cosa che c'è sul piatto e questa va portata avanti. E noi rimaniamo abbastanza perplessi di fronte a affermazioni di questo tipo.